Più di un centinaio di fotografie, mi chiedo, sono sufficienti per raccontare almeno l'essenziale di un personaggio del cinema italiano, di un protagonista del cinema, della letteratura, della pittura come Zavattini? Forse non sono sufficienti, però la mostra che abbiamo organizzato, proposto qui a Teramo, è una mostra attraverso la quale viene fuori uno Zavattini che ha tante cose da dire, ha tanti aspetti, tante forme di attività ed è abbastanza curioso che la facciamo in un premio come il premio dedicato a Di Venanzo, direttore della fotografia, perché Zavattini, curioso, non sapeva fotografare, non sapeva usare la macchina da presa. Perché? Qual era un po' il centro importante dell'attività di Zavattini? È lo sguardo, il vedere, il guardare, e questo è il cinema. Il rapporto con De Sica di solito è quello che ha semplificato un po' tutto. Si dice Zavattini De Sica, si pensa a Ladri di biciclette, Chuchat, e non si sa quanto lavoro c'è stato dietro, magari anche quanti conflitti. La mostra che questa sera inauguriamo a Teramo è dedicata a Cesare Zavattini ed è stata inaugurata lo scorso anno al Festival Internazionale del Film L'Aceno d'Oro di Avellino, che fu tenuto a battesimo nel 59 da Pasolini. Zavattini ne è stato uno dei presidenti, il più autorevole e più importante, e era doveroso da parte nostra tributare un omaggio a questo grande scrittore e artista che, come si vedrà in questa mostra, ha attraversato da protagonista tanti aspetti della letteratura e della cultura italiana del Novecento.